Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Mille Modi per Brindare. Io sono Antonio e oggi vi preparerò un grande classico della miscelazione richiesto da uno di voi. Parliamo del cocktail dedicato a Maria la Sanguinaria, il Bloody Mary. Iniziamo con il primo ingrediente, che sarà della vodka, in quantitativo di 4,5 cl. Il secondo ingrediente, anche se a noi può sembrare un po' strano, sarà del succo di pomodoro, in quantitativo di 9 cl. Un altro ingrediente saranno 1,5 cl di succo di limone, 3 gocce di salsa Worcestershire, del tabasco in base al vostro gusto, una spolverata di pepe e del sale aromatizzato al sedano. Oggi prepareremo il nostro Bloody Mary con la tecnica più utilizzata per preparare questo drink attualmente in tutto il mondo. Posizioniamo del ghiaccio all'interno di un altro tin e aiutandoci con uno strainer facciamo passare il nostro liquido da una tazza all'altra. Perfetto, adesso andiamo a riempire un calice con del ghiaccio e vi andiamo a servire il nostro drink all'interno. Lo andiamo a decorare con un gambo di sedano sul quale abbiamo intagliato un piccolo uccellino. Con delle cannucce e lo profumiamo con una spruzzata di olio essenziale di limone che utilizzeremo anche come ulteriore decorazione. Questo drink rappresenta la perfetta fusion tra quello che è il mondo del bar e della cucina. Anche se a noi può sembrare un po' strano da bere. Difatti, prendendo questi ingredienti e servendoli in un calice con del ghiaccio, otteniamo del Bloody Mary. Se invece li servissimo caldi all'interno di un piatto fondo, otterremmo un'ottima zuppa di pomodoro. Ahimè, le nostre tradizioni italiane non ci portano a concepire questo drink come un drink di ottima qualità, perché siamo abituati a vedere il pomodoro come un ortaggio e a mangiarlo con la pasta. Ma sappiate ragazzi che il pomodoro è un frutto e quindi bere della vodka con del succo di frutta non è poi così strano. Mi raccomando, non fatevi condizionare dalle nostre tradizioni per non perdervi un drink veramente eccezionale come il Bloody Mary. Salute! Ah, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e non dimenticate il pollicione. Ciao ragazzi, salute!